braccia tornate all'agricoltura, si potrebbe dire parafrasando un vecchio adagio. Almeno stando all'indagine realizzata dall'Università di Firenze per la Regione Toscana, secondo la quale le iscrizioni agli istituti professionali e tecnici agrari è aumentata del 17% negli ultimi 3 anni. Il 50% dei futuri agronomi sceglie poi di iscriversi all'università e anche qui i dati sono in crescita. Nel 2012-2013 gli studenti che hanno deciso di iscriversi alla facoltà di agraria a Pisa e a Firenze sono stati il 47% in più dell'anno accademico 2006-2007. Non solo iscrizioni però, negli ultimi anni sono nate 1500 nuove imprese giovanili in agricoltura, non tutte avviate da chi vantava un curriculum scolastico sul tema. Il 25% di queste ha ottenuto risorse pubbliche. Ma io credo che qui ci siano interventi diretti e quelli indiretti, e quelli indiretti forse sono più importanti. Quello diretto che abbiamo messo a disposizione mi pare circa 55-56 milioni per queste esperienze di giovani inseriti nel mondo agricolo nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, e che è una cifra rilevante, a coprire il 50% degli investimenti che facevano fino a un massimo di 350.000 euro complessivi, ma soprattutto è il clima e si respira diverso. Si sta con grande forza affermando la convinzione che il benessere a cui ognuno di noi tende non si costruisce cliccando su un computer e pensando alla ricchezza facile degli anni 90 e 2000, ma si costruisce con fatica, con tanta passione, entusiasmo, professionalità e quindi impegno.